Allora, ci sono tre friulani, due romani e un fiorentino a Barcellona. Che guardano figa tutto il giorno. Secondo giorno a Barcellona, abbiamo la mattinata libera prima dell'inizio dell'evento di scherma, quindi abbiamo approfittato per fare ancora un po' di turismo. Siamo noi ragazzi del nord più i ragazzi di Roma e Firenze che ci hanno raggiunto ieri sera. Adesso mi trovo sulle Ramblas, qua proprio all'inizio della Plaza della Catalunya. Abbiamo fatto un giro nel quartiere gotico, abbiamo visto la cattedrale. Adesso non so esattamente cosa andremo a vedere, stiamo andando un po' a caso. Spero di riuscire a portarvi qualcosa di carino anche oggi. Questo pomeriggio verso le 2-3 ci prepariamo, andiamo in palestra e iniziamo l'evento. Andiamo avanti con questa giornata. Come ormai da tradizione stiamo andando avanti a succhetti bio e frutta. Qui c'è veramente tantissima roba da mangiare. Ieri siamo venuti di pomeriggio, tante cose erano chiuse, oggi siamo tornati di mattina, è tutto aperto. C'è veramente tanta roba, carne, spezie, dolci, frutta, qualsiasi cosa, e sembra tutto di grandissima qualità, quindi probabilmente finiremo per mangiare qui qualcosa. Bene, com'è il succhino? Arancia e mango, una figata. Ah, per i prossimi tre giorni saremo qui al centro sportivo di Marbella per questo evento di scherma organizzato dai locali, dagli spagnoli. La palestra è già una figata, abbiamo visto un po', è molto grande, molto alta, molto spaziosa. Fa un po' caldino dentro, ma da resto siamo in riva al mare. Lì c'è il centro sportivo, lì c'è il mare, meglio di così non si può. Infatti il programma fondamentalmente è seminari, picchiarsi, tirare, fare casino e poi bagno. Adesso subito si comincia, quindi andiamo a prepararci. Però abbiamo dei seminari anche noi da tenere, non io personalmente perché ovviamente sono una pippa, ma i nostri istruttori devono tenere dei seminari, quindi andiamo. Siamo già distrutti perché dopo il giro di stamattina in centro siamo abbastanza provati, però è solo l'inizio del weekend. Ah, siamo tornati in albergo dopo la prima mezza giornata di evento. Abbiamo seguito qualche seminario, o meglio io ne ho seguiti due, i miei degni compari sono andati in spiaggia senza dirmi niente. Sì, ti sto guardando male, Matte. I piani per la serata non sono particolarmente definiti, comprenderanno una cena da qualche parte, dei drink da qualche altra parte, e prima o poi torneremo in albergo, suppongo. Intanto vi saluto e poi ci vediamo man mano e ci vediamo domani. Allora, una cosa me la dovete spiegare. Perché gli spagnoli non concepiscono la birra da mezz'ora? Comunque, questa sera siamo venuti a mangiare al Timesburg, che è un particolare ristorante hamburgeria in cui puoi praticamente costruirti i tuoi hamburger da soli, oppure scegliere fra quelli che hanno già in repertorio. Sembrano buoni, mi confermano che sono buoni. Sono buoni, sono buoni. Sono ottimi, quindi adesso ci affondo i denti.
bella la scherma storica. Marbella. Proprio bella. Proprio questa zona qua davanti.